Dopo aver raffermato in casa la capolista, si alza l'asticella dell'aspettativa, la fiducia per il prossimo derby, quello contro la Salernitana, dove i Granata arrivano anche con qualche crisi di risultato fuori casa, in trasferta, insomma. Ma di sicuro andremo a affrontare una partita difficile, un altro derby contro una squadra che comunque è più in alto di noi in classifica, quindi sarà una partita, come ho già detto, difficile, però adesso abbiamo 2 settimane per prepararci al meglio. Capitano, ci siamo visti l'ultima volta dopo Juve Stabia Cittadella. Un punto in 6 partite, nelle prime 6, 10 punti nelle successive 6. Possiamo dire che ora la Juve Stabia c'è. Sì, allora abbiamo parlato delle difficoltà che stavamo avendo nell'inizio di stagione e avevamo detto che serviva tempo. Adesso è passato qualche mese e si inizia a vedere qualcosa di più. La squadra adesso inizia ad esserci, è compatta e i risultati stanno arrivando. Oltre alle prestazioni iniziano ad arrivare anche i risultati. Ecco, il pareggio del Benevento ha aiutato molto sul piano psicologico. Ecco, mi chiedo soprattutto in coloro che sono, diciamo, alle prime esperienze in Serie B, quanta fiducia c'è alla luce di questo risultato nei propri giocatori? Di sicuro i risultati aiutano a lavorare meglio, ad essere più sereni in campo e poi quando vengono dopo partite come quelle di sabato ancora di più perché abbiamo affrontato la prima della classe, abbiamo affrontato una delle squadre più forti e in forma del campionato. Quindi questi ti danno tanto coraggio e tanta autostima. Però dall'inizio del campionato abbiamo intrapreso un certo percorso, sapevamo che la strada da percorrere è lunga, quindi bisogna sempre mantenere un certo equilibrio. Ovvio, come ho già detto, i risultati aiutano, però noi dobbiamo continuare a lavorare a prescindere dai risultati, perché la cosa che conta sono le prestazioni e quando uno continua a giocare bene, a proporre delle prestazioni importanti, i risultati sono solo una conseguenza. Tu sei il capitano di questa squadra e hai tante esperienze importanti in carriera, ma vi sentite un po', diciamo, defraudati spesso dagli arbitraggi avuti in queste prime 12 giornate? Perché anche col Benevento c'è stato un arbitraggio che ha negato un rigore evidente con fallo di mano, spesso ci sono delle espulsioni, penso almeno nella metà delle partite, tante ammonizioni. Cioè, sembra spesso che la Juve Stabia stia pagando l'essere matricola in questo campionato. Ve ne accorgete anche voi campi? Guarda, dal campo non è facile, che comunque noi siamo concentrati sull'obiettivo e pensiamo solo a giocare. Ovviamente poi gli episodi li riguardiamo dopo la partita a freddo, e spesso abbiamo avuto degli episodi contro, però credo che in un campionato poi tutto si vada a bilanciare tra episodi negativi e positivi, e quindi noi non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo solo pensare a lavorare duramente, perché è il duro lavoro che comunque ti porta dei risultati. Stare qui comunque a parlare di arbitraggi a noi non serve a niente. Gli episodi tante volte ci hanno girato contro anche dal punto di vista arbitrale, perché è un dato di fatto, l'abbiamo visto tramite le immagini, però non è questo il punto importante per noi. Adesso quello che conta per noi è analizzare le nostre prestazioni, vedere dove possiamo ancora migliorare e per portare ancora più punti in classifica, che questa è la cosa fondamentale. Ecco, tu parli proprio di vedere dove si può migliorare. Da questo punto di vista, la Juve Stabia è la peggior difesa del campionato, è insieme al Trapani, con 21 gol subiti. Da questo punto di vista, secondo te, come si può intervenire, visto che l'unica volta che si è chiusa con la porta chiusa è il pareggio di Perugia? Come si può intervenire? E se la ricetta è sempre quella, è il lavoro, perché solo con il lavoro e migliorando gli automatismi di squadra che si può andare a sopperire a questi, diciamo, problemi. Adesso abbiamo subito tanto ed è una cosa di sicuro che bisogna migliorare, che comunque
mantenere la nostra porta inviolata ci può permettere di portare punti fondamentali a casa, quindi è una cosa veramente dove bisogna lavorare e credo che già lo stiamo facendo e miglioreremo di sicuro. Ultime due. Capitano, c'è qualcuno che ha definito il gol di Cavò, è una curiosità perché poi tu hai visto tanti gol nella tua carriera, fortuito, è un ex campione del mondo. Com'è stato quel gol di Cavò, che tra l'altro è tra i primi quattro di questa settimana e aspira ad essere il migliore della stagione? È vero che abbia fatto un gol eccezionale di rara bellezza, perché comunque ha calciato la punizione e poi sulla ribattuta è andato a cercare questo tiro, però lui tante volte in allenamento ci fa vedere cose del genere, quindi non è che ci ha stupito, è un gol veramente bello, però sappiamo che lui ha queste potenzialità personali di calcio e quindi gli vanno fatti i complimenti perché ha fatto veramente un grandissimo gol. Devo fare io un'ultima domanda, perché poi sabato ci sei scesi in campo, non stanno bravi tutto così il sabato dopo. Questa è pure la dimostrazione comunque di un gruppo che ci tiene alla maglia, visto che ci sei, nonostante quello che gli è capitato, ha voluto dare il suo contributo, visto che c'era anche il problema di Forte. Sì, guarda, questa è una squadra che comunque in campo dà tutto e ogni elemento ci tiene a portare il proprio contributo. Siamo anche tanti in rosa e non è facile comunque sentirsi tutti partecipi, però questa squadra sta dimostrando di essere compatta e anche nei momenti di difficoltà come l'inizio di stagione sta tirando fuori diciamo dal proprio interno tutte le forze possibili per andare a sopperire ai problemi che stiamo avendo da inizio stagione. Grazie a tutti. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24.